Cioè, ma scusate, è possibile che bisogna soffrire pure giocando bene? Mamma mia, regà. Comunque, espugniamo il Dallara 3-2. Mamma mia, regà, che partita! È stata la partita più bella della stagione fino adesso, che abbiamo vinto e abbiamo giocato bene. Quindi finalmente stiamo cercando quella continuità che al Milan serve per una questione di fiducia, per una questione di tutto. Insomma, i marcatori del Milan sono stati Theo Hernandez, ovviamente. Piontek, pum pum pum, che torna al gol sul rigore, perché casomai lui faccia un gol su azione, no, non gli piace, solo sul rigore, tra l'altro c'era. E poi Jack di cuori che cala il tris. Però c'è da dire che siamo stati anche abbastanza sfortunati, perché c'è stato autogol di Theo Hernandez, ha preso il vizio del gol, non si ferma più, però più che altro è l'altra porta, Theo, non quella del... Vabbè, lasciamo stare. Un Milan che gioca un primo tempo spaziale, fantastico, il Bologna non ha fatto niente per tutto il primo tempo, nulla, assolutamente niente. Donnarumma si è dovuta andare a pia 3-4 caffè perché si stava addormentando. E giusto, ecco, sull'autogol non si poteva fare niente perché l'ha preso praticamente col braccio Hernandez, però non possiamo fare nulla. Niente, tutti negli spogliatoi a fine primo tempo, inizia il secondo tempo, eravamo sul 2-1, segna Jack Di Cuori, che sembrava aver chiuso la partita. Però ho detto, siccome conosco i miei polli, questi si addormentano come minimo. Infatti ho visto che fino al 65esimo continuavamo a creare occasioni, attaccare, superare la metà campo, possesso palla a favore nostro. Però dal 65esimo poi ci siamo un po' addormentati. Ho detto, vabbè, staranno gestendo la partita. Comincia ad attaccare il Bologna e dico, oddio, questi mo ci segnano. Che succede? Calcio di rigore per il Bologna che c'era. Cioè, devo dire proprio la verità. C'era come quello che c'era su di noi. E appena hanno segnato il rigore, che era l'80esimo, praticamente mancavano 10 minuti alla fine della partita, ho detto a casa, questi mo ce la ripiano, questi ce la ripiano e devo fare un altro sfogo su YouTube. E invece no, e invece non è stato così, perché sì, abbiamo sofferto per un altro quarto d'ora, perché al Milan non gli piace vincere in maniera tranquilla, no, dobbiamo soffrire fino all'ultimo. Però alla fine l'abbiamo sfangata, ho perso 3 anni di vita e niente, parliamo singolarmente. Donnarumma, bene, non è stato interpellato se non sul rigore che quasi l'aveva, cioè nel senso aveva azzeccato la direzione del rigore. Difesa ottima, ottima perché... Musacchio e Romagnoli, tra l'altro, c'avevano Cerotto qua in testa. E ho letto stamattina che settimana scorsa ha fatto un incidente. Tra l'altro, aperta parentesi, ho scoperto vicino a casa mia perché io abito ad Aprilia e ha avuto un incidente stradale ad Aprilia. Non si sa come, non si sa quando. Oggi si scopre. Vabbè, i nostri terzini. Conti ha fatto una partita stupenda insieme a Hernandez. Quindi penso che loro saranno. I due top del Milan insieme a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ottimo anche oggi. Ottimo anche Bennacer. Bennacer fantastico, regà. Grinta, ci mette l'anima. È veloce, vince i contrasti. C'è Biglia quando lo fa questo. Appena è entrato Biglia, io sono andata un secondo al bagno e sono tornata. Papà, che è successo? È entrato Biglia al posto di Bennacer. Ecco perché andavamo così lenti, però vabbè, dettagli. Che sì, non mi è piaciuto neanche oggi, devo essere sincera. Bonaventura top anche stavolta, non c'è nulla da dire. È proprio il nostro top player, diciamo. Il nostro attacco, Suso, sì, ha fatto un bell'assist per Hernandez, però non è che ne può cacciare uno ogni 20 partite, cioè dovresti essere continuativo perlomeno, però vabbè. Piontek. Spezzo una lancia a suo favore. Oggi Piontek ha giocato bene. Ha giocato bene. Il rigore gli ha dato fiducia. Per me, Piontek oggi ha giocato molto bene. Chi è entrato? Sono entrati Paquetá, Castillejo e Biglia. Non è che hanno inciso più di tanto alla fine.
Giusto Castiglieco qualcosa in più sul finale, ma manco tanto. E niente, piccolo appunto sull'arbitro, poi concludo il video, non ho fatto l'intro neanche stavolta. Caro mio biondino col fondotinta, che assomiglia a Barney di How I Met Your Mother, mi spieghi che fallo c'era su Ben Hassan? Mi spieghi che fallo ci stava su Ben Hassan? Boh, vabbè. Detto questo, ragazzi, niente, io sono super super contenta. Andiamo a 20 punti in classifica. Regà, non è ancora finita. Il campionato è ancora lungo. Ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare. Siamo a meno uno dal Napoli, che praticamente è ai gironi di Europa League, praticamente. E credo. E niente, continuiamo così. La prossima sarà a San Siro col Sassuolo. E non sarà facile, nonostante siamo a San Siro, il Sassuolo sta passando un ottimo periodo con De Zerbi e niente, andiamocela a giocare a San Siro. Un bacio a tutti, popolo rossonero e non, sempre solo Forza Milan. Grandi ragazzi.